idolatrati dalle folle, ambiti e corteggiati dalle donne, invidiati e ammirati dagli uomini. Erano i campioni del gioco del pallone col bracciale. A fine 800 e primi del 900 erano loro gli idoli delle folle, i buffon, i totti dell'epoca. Belli e fieri, ai tanti, nelle loro candide divise bianche, pantaloni alla zuava, una fusciacca colorata alla vita ed un bracciale alla mano destra appuntito che sembrava, a vederlo, uno strumento di tortura. Scendevano in campo a suonarsele di santa ragione. Metà tennis, metà pelota, il gioco del pallone col bracciale era popolarissimo in Italia e Fano era una delle capitali italiane di questo gioco. E chi ha avuto in famiglia un campione di questi se lo ricorda bene. Ecco, io personalmente avevo mio nonno Fulvi Bruno, che era un giocatore del gioco del pallone con il bracciale, e questo era un appuntamento molto molto sentito, molto importante, che ho potuto recuperare dai racconti di mio padre, che lo accompagnava, essendo il figlio, lo accompagnava a questo gioco, ed era veramente uno sport che, per cui Fano era anche molto competitivo. Infatti mi raccontava che molte realtà dell'Italia venivano a Fano per sfidare la squadra locale. Erano gli eroi sportivi del periodo, quindi come oggi ci sono le figurine per i vari giocatori di calcio, allora c'erano le prime fotografie e le figurine per dei giocatori di pallone al bracciale. Dopo 71 anni, in occasione del carnevale, torna a Fano questo antico gioco nella sua collocazione originaria, lo Sferisterio, ora parcheggio ed ex deposito dei carri di carnevale. Domenica mattina c'era un grande ritorno del gioco del bracciale a Fano, con la Coppa del Carnevale di Fano, e dopo 71 anni la città rivedrà giocare al gioco del pallone col bracciale, che ha portato Fano al successo in tante piazze italiane e tanti sferisteri italiani.